La vivo sicuramente in maniera concitata perché è stata una partenza sprint. Se devo pensare a qualcosa, penso sicuramente all'accelerazione improvvisa che c'è stata dal 4 marzo, poi dal giorno in cui si è formato il governo e quindi poi la corsa per imparare, capire, conoscere e ambientarsi in una sfida completamente nuove. E Parole Guerriere può essere un grande aiuto, probabilmente lo è già, perché permette di rallentare un secondo, di focalizzarsi su se stessi e su alcuni concetti chiave, su alcuni termini che sono già o dovrebbero essere già di attualità in quello che facciamo, oppure possono diventarlo immediatamente dopo. E credo sia un valore aggiunto fondamentale perché andando soltanto a 200 all'ora non riusciamo magari ad avere il sangue freddo e la lucidità per conoscerci e scambiarci meglio i collegamenti e poi per mettere in pratica e creare qualcosa di attivo e di costruttivo. Dalia Nesci, innanzitutto perché è stato uno dei primi format del Movimento 5 Stelle e delle attività del movimento che ho collegato a quella che stava diventando la mia nuova esperienza e oltre questo penso sicuramente alla sfida. Associo immediatamente il termine sfida e quindi sfida e rilancio, una sfida a tutti noi che come parlamentari cerchiamo di dare il nostro contributo al cambiamento del paese, è un rilancio perché ha il coraggio di andare a prendere dei termini e dei concetti che non sono purtroppo nel dibattito parlamentare e politico quotidiano. Ne servono più di una, secondo me, serve più di una rivoluzione, secondo me, e credo che innanzitutto dovrebbe partire dal linguaggio. Credo che la prima rivoluzione sia linguistica ed espressiva. Vengo dagli studi in semiotica, quindi sono avvantaggiato in questo. Credo debba venire dal linguaggio perché partiamo da lì. Perché la sfida nel contatto con gli altri parte dal linguaggio, perché la lingua della politica oggi ci impone di lasciare, prova ad imporci, di lasciare fuori alcuni concetti chiave che invece sono fondamentali se vogliamo cambiare il paese e la prospettiva di vita delle persone che ci lavorano. E un'altra componente fondamentale di una rivoluzione, se vogliamo farla davvero, se vogliamo avere la speranza che possa attecchire e coinvolgere sempre più persone, è che deve essere una rivoluzione dolce, un qualcosa che rifiuti in toto i linguaggi aggressivi, discriminatori, razzisti, sessisti e così via, e che invece ci riporti anche al coraggio di dimostrarci dolci e gentili verso gli altri. Io faccio un ragionamento al plurale, cioè penso alle culture al plurale e mi viene in mente la citazione di un autore marsigliese, Jean-Claude Izzo, che parlava di creolità mediterranea, cioè io credo sia necessaria una cultura che porti dentro di sé le caratteristiche meticcie di quello che siamo, le caratteristiche di linguaggi diversi, saperi diversi contaminati fra di loro e aperti, quindi una cultura che guardi ai contributi che devono dare tutti quanti. In questo il Movimento 5 Stelle sta avendo un ruolo fondamentale negli ultimi 10 anni, proprio perché dà la possibilità di arrivare alla soglia del microfono o della parola, sta permettendo a tante persone che non avevano questo tipo di accesso di guadagnarlo e quindi di mettere in gioco dei significati, dei contenuti completamente nuovi. E questo tipo di cultura mista, ibrida, meticcia, come la vogliamo chiamare, credo sia l'unica possibile per il futuro, declinata poi secondo quello che è il vissuto e le scelte quotidiane di ognuno di noi. Cosa può fare il Parlamento? E fare autocritica. Io quando vedo i bimbi e le bimbe delle scuole che vengono in aula, vedo che assistono a degli spettacoli aggressivi, brutti, mi vergogno. E quindi quello
che possiamo fare è lavorare sull'esempio, sugli esempi che diamo, ma partendo dalle banalità, una delle prime domande che mi ha fatto un cittadino di Bari, della mia città, dopo il primo mese da parlamentare in un'agorà, era: ma perché c'è quel rumore assordante quando qualcuno di voi parla e sembra quasi che non vi ascoltiate? E mi sono sentito imbarazzato davanti a questa richiesta, e quindi credo che cambiando già il nostro approccio al luogo importante, di grande valore nel quale siamo, e a quello che sono i nostri colleghi, che non sono nemici, ma sono al massimo avversari o componenti di partiti diversi, credo che già questo cambiamento possa migliorare di molto la qualità del dibattito, non solo dal punto di vista della forma, ma proprio della sostanza. E questo per me significa anche scrostarsi di dosso la forza delle ideologie che ad oggi, che ne dicano, lasciano soltanto difficoltà e scorie che re rendono difficile ogni tipo di comunicazione. Odio i prepotenti. Odio i prepotenti è sicuramente più di una parola, ma è un concetto unico. È una forma di odio e di contrasto che provo sin da quando ero piccolino e che ha animato tutta la mia vita, che poi mi ha portato a impegnarmi contro i baroni dell'università, contro i clan mafiosi della città di Bari, che mi ha portato ad impegnarmi contro i partiti tradizionali e che mi porta a vivere con grande insofferenza tutte quelle ingiustizie o prepotenze che vedo quotidianamente, dal tragitto in autobus che faccio da casa qui a Montecitorio, fino a quelli che vedo nei gruppi parlamentari e nell'attività politica che sto svolgendo. E credo sia una sorta di positiva animosità che, finché la sentirò attiva dentro di me, guiderà le mie azioni.